A una settimana esatta dal ritorno sui banchi di scuola proseguono gli interventi in alcuni plessi del comune di Fano. Tra i lavori svolti durante il periodo estivo rientrano quelli eseguiti nella scuola statale dell'infanzia di Gimarra, quelli del nido di San Lazzaro, oltre all'intervento ancora in atto nella cucina della scuola elementare di Bellocchi. Nella scuola dell'infanzia a Collodi ovviamente sono stati interventi abbastanza importanti che riguardano il tetto ma anche la struttura interna e gli infissi, mentre per quanto riguarda invece il nido comunale 03 di San Lazzaro gli interventi hanno riguardato riverniciature, interventi legati a delle infiltrazioni nei muri, la tinteggiatura di elementi esterni e tutta una serie di interventi che riguardano invece lo spazio delle cucine e dei bagni, quindi un intervento complessivo abbastanza significativo. Nel frattempo l'attenzione di Mascarin e di tutta l'amministrazione comunale è rivolta alla primaria di Cucurano, uno sforzo organizzativo e logistico enorme, ha sottolineato l'assessore ai servizi educativi. Lo dobbiamo agli studenti, agli insegnanti e all'intera comunità. È stata rifatta ieri la asfaltatura della strada, sono stati portati i primi arredi per circa 200.000 euro. È partito questa mattina l'allestimento, stanno continuando i lavori di sistemazione delle aree verdi esterne e si proseguirà poi nei prossimi giorni con ulteriori interventi di pulizia per garantire il 15 di settembre, il primo giorno di scuola, un avvio regolare di tutte le attività. Subito dopo partiranno i lavori nella vecchia scuola elementare di Cucurano in via della scuola per un ammodernamento, una riqualificazione dello stabile per altri circa 200.000 euro, funzionale ad ospitare a partire dal prossimo gennaio invece le bambine e i bambini della scuola dell'infanzia statale Seneca di Cucurano.